Io Marcello, è beccato un patacuta. Oh, ecco qua. Buongiorno, ultimo giorno di agosto. Mercoledì 31, cerchiamo di mettere in soffitta questo mese che niente da recriminare per le pescate fatte, però sinceramente a causa del meteo ci ha dato qualche problema. Infatti sempre con la questione dei temporali previsti, non previsti, immediati e pericolosi, ci ha costretto un attimo a limitare le pescate. E quindi oggi, che il tempo di meteo potrebbe essere buono, proviamo a dare una svolta. Si va. Oh, in realtà questo mese di agosto un po' ci ha penalizzati dal punto di vista del numero delle uscite, perché sicuramente ci sono state molte giornate nelle quali, a causa di previsioni di temporali, abbiamo evitato di uscire. Questo ha di fatto limitato il numero di uscite in un agosto che, soprattutto nella sua parte finale, dovrebbe sempre dare delle ottime soddisfazioni dal punto di vista della pesca subacquea. Comunque è un po' che non scendevo, sia per il meteo che l'ha impedito, ma anche, devo dire la verità, sono stato male. Penso di aver preso una qualche forma di influenza, perché ce la siamo passati insomma in famiglia, almeno 3 su 4, ma probabilmente anche la quarta potrebbe cadere. E quindi sono stati 2 giorni veramente male, con febbre non altissima ma dolori. Questo ci ha ovviamente limitato di parecchio, anche perché avevo previsto delle uscite con degli amici che mi è dispiaciuto moltissimo non pescare, con appunto Simone, tramite appunto Pierino, un amico dell'hockey. Sono stato limitato purtroppo da questa situazione. Non penso di essere al 100% ancora guarito, perché sento ancora diciamo la voce più o meno raffreddata, però non ho problemi di compensazione, probabilmente soltanto diciamo un residuo di piccolo raffreddore. Comunque questo non ci ferma, appena disponibile riesco a entrare in acqua e vediamo che cosa ci regala questa giornata. E siccome oggi è l'ultimo giorno del mese, cerchiamo di confermare la questione di essere un buon mese per la pesca, e poi da domani, con inizio di settembre, cerchiamo di dare anche una svolta al tipo di pesca in apnea. Cambiano le situazioni, cambia il meteo, cambiano le condizioni di illuminazione. Questo ovviamente cambia le cose sott'acqua, con predatori che si avvicinano. Come tutti sanno, l'inizio di una stagione autunnale che ovviamente è tra le migliori per la pesca in apnea, e vediamo di sfruttare le situazioni. Ok, va bene, allora speriamo che il tempo mantenga così come previsto e diamo una chiusa a questo mese di agosto. Ok, a dopo. No, eccoci, le condizioni non sembrano proprio male, il cielo è sgombro da nubi, la nave da crociera sta arrivando a Taranto come ogni mercoledì, vabbè questo è estemporaneo. Andiamo a vedere che cosa ci dice la visibilità. Andiamo subito sul primo punto di pesca non molto fondo e poi di lì ci spostiamo. Ok, seguitemi, a dopo. Oh, eccomi sul primo punto di pesca. Allora, la visibilità non è malaccio, vedo che non c'è nessuno qui in basso fondale, potrebbe essere un bene o potrebbe essere un segnale. Comunque a me non interessa, devo comunque iniziare su un basso fondale per rompere un po' il fiato e iniziare anche velocemente, perché non so se questo meteo, questo vento mantiene oppure tende a crescere poi fine mattinata, primo pomeriggio, potrebbe anche diciamo costringermi a rientrare prima, però speriamo di no, ma intanto inizio, mi cambio e vediamo subito che cosa ci dice questa zona. Oh, mando le ciance, via. Ed eccomi nel blu, in una visibilità non affatto male. Come al solito inizio con degli aspetti, nella speranza che qualcosa possa avvicinarsi, e la situazione di mangianza anche abbastanza incoraggiante. Di lì a poco arriverà un sargo dall'alto che farà capolino in questo aspetto, però non mi darà la possibilità di prenderlo, e quindi una volta scapolato questo scoglio deciderò di lasciare l'aspetto per inseguirlo e provare a fermarlo in tana. Ed iniziamo subito con la disamina di questa serie di errori. Primo errore in questo caso è tattico. Decido di non cambiare l'arma e quindi mantenere il centro ed azzardare un tiro di questi qui sul sarago. Ovviamente lo perderò.
Quindi che faccio? Cambio l'arma e passo direttamente a 60 a fiocina. In questo caso sto inseguendo un sarago sperando che possa intanarsi, e infatti andrò a cercarlo poi in questi spacchi tra la roccia, provando a fulminarlo appena visto. Però qualcos'altro succede, è veramente inaspettato. Secondo e ben più grave errore: mancata manutenzione degli elastici, e questo è quello che succede. Ho perso praticamente la possibilità di pescare col corto per il resto della giornata. Devo arrangiarmi, se così si può dire, ad utilizzare sempre il 100 in qualsiasi occasione, e in questo caso altro errore. Questa volta è psicologico, penso tra me e me: guarda che fortuna ad avere il 100 in questo caso quando avrei dovuto pescare col corto. Mancanza di concentrazione nel tiro ed altro errore. Ovviamente queste valutazioni le faccio anche dal vivo mentre sto pescando, e quindi mi sforzo a concentrarmi di più, e in questo caso il tiro, anche se al volo ma non su una preda grossissima, va a buon fine. Ma qualcosa anche con il 100 proprio non mi sta convincendo oggi. Mi sforzo ancora per concentrarmi ancora di più e faccio di tutto per prendere quest'altro sarago che arriva dall'alto, ma la cosa non è naturale come dovrebbe essere. Devo sprecare troppa energia e troppa concentrazione per fare dei tiri che normalmente mi verrebbero d'imbracciata. Qualcosa non va. Quindi questo alternarsi tra tiri fatti bene anche a distanza e errori un po' mi lascia perplesso. A un certo punto però mi vengono in mente le parole di mio nipotino Marco, che mi chiede sempre un barracuda, e proprio nel momento in cui questo barracuda arriva... Mio martello, è beccato un barracuda! Preso, penso tra me e me, finalmente potrò accontentare Marco. Ma la peggiore delle situazioni si concretizza. Maledizione, l'ho preso troppo basso e il barracuda scappa. Niente, c'è qualcosa che davvero non va. Va bene Marco, dovremo aspettare un altro po' per il barracuda. Beh, almeno nel tiro ravvicinato il 100 non mi sta tradendo, riesco a prendere questo sarago in tana, ma di lì a poco scoprirò perché è il motivo di tutti questi errori. Anche l'elastico del 100 mi ha abbandonato, e qui è l'errore fondamentale: la mancanza di manutenzione agli elastici, ma del genere a tutte le attrezzature, cosa che ovviamente farò dalla prossima volta. Sono costretto a utilizzare l'ultima arma che mi rimane a disposizione, ovvero il 75 armato a fiocina, e manco a dirlo, qui gli elastici sono veramente spompati ed è un po' che li dovrei cambiare. E quindi in questo caso comincio a fare degli errori anche piuttosto banali su prede anche piuttosto facili. E un errore dopo l'altro, comincio a settare di nuovo la mano anche su quest'arma finché poi alla fine non riesco ad andare a segno. Altro errore, ma attenzione, il mio non è un cercare una giustificazione per quello che sto facendo.
ma soprattutto è quello di cercare di capire il motivo dell'errore per poi porvi rimedio, come in questo caso dove sempre con la stessa arma, nelle stesse condizioni, il pesce riesco a prenderlo. Se dovessi trovare una scusa per ogni errore, allora non imparerei mai e non cercherei mai di correggere gli sbagli fatti per poterli poi evitare in condizioni in cui non vanno commessi, come per esempio durante le gare. E in questo caso il sargo viene preso anche se in fondo alla coda. E infatti alla fine ho capito come riutilizzare quest'arma anche se con gli elastici spompati e riesco a prendere al volo anche questo sarago preso in coda. Sarà l'ultimo sarago della giornata e di lì a poco andrò a visitare una tana in pochissimo fondale dove, malgrado le immagini non lo possono far vedere, riuscirò a scovare la testa di un serpentone, un gronco, proprio nella zona in cui ne avevo preso uno. Se vi capita, andate a vedere il video su questo gronco. Ma il mare sta aumentando in superficie e quindi. Oh, eccoci qua, alla fine il vento si è alzato, anche un po' di mare, quindi adesso mi vado a prendere un po' di ridosso, vedo qualche brutta nuvola qui intorno, brutta pescata caratterizzata da un po' di sfortuna, va? Due elastici rotti, due fucili da non poter utilizzare, praticamente due miei migliori, questo significa che bisogna fare manutenzione. Ho visto dei bei saraghi, veramente grossi, non sono riuscito a insidiarli, pesce molto nervoso, e comunque dai, ve ne parlo magari più in là, adesso vado a prendermi un po' di ridosso, dai, a dopo. Vabbè, alla fine siamo rientrati anche perché comunque vedete il meteo lì? Veramente brutto quel tempo, comunque non dovrebbe arrivare. Vabbè, ci vediamo a casa e vi faccio vedere il pescato, ne parliamo un po'. Oh, va bene. Pescata fatta di errori, un po' di sfortuna per la rottura degli elastici, le condizioni brutte, fondamentalmente tanti errori anche sul barracuda di Marcolino. Vabbè, dovremmo aspettare. Questa è la pescata. Niente di che, una grigliata mista. E niente, gli errori vanno capiti, bisogna capire perché si fanno, perché le condizioni consentono di fare questi errori o causano questi errori e poi bisogna migliorare, quindi bisogna sempre fare esperienza. E oggi si è trattato di questo, soprattutto per la manutenzione del materiale. Comunque, iscrivetevi al canale, cliccate qui sotto, ditemi cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao! Una pescata un po' dolorosa. Residui di questo raffreddore mi hanno costretto a forzare un po' la compensazione. Non all... Anzi, addirittura pronto. Media ben cotta, 53 gradi. Effettivamente.